Dunque, devo dire che ho ascoltato quanto ha detto Guido Paoli, ha detto molte cose che avrei dovuto dire io, ma chiaramente non le ripeterò, però farò alcune considerazioni e valutazioni, anche perché... Ma lì, perché non l'hai fatto comparire? Dov'è? Pronto? Mi sentite? Mi sentite? Sì, ti sentiamo, vai Ah, pure. ok. Allora, stavo dicendo, mi ricollego a quanto tu hai detto, perché non dobbiamo essere così pessimisti, perché vi devo dire che recentemente, non più tardi di 20 giorni fa, io ho tenuto una lezione, ovviamente via video, perché non è possibile, con l'Università di Catania e guarda caso ho parlato ai medici che facevano il corso di master di secondo livello in oncologia. E la direttrice del master mi ha chiesto di fare una lezione magistrale di medicina quantistica. Vedete, guardate, io ho qui la scaletta di ciò che io ho detto. E adesso io entrerò, visto che ho parlato di medicina quantistica e epigenetica, siamo esattamente nel tema. Quindi, caro Giorgio, se ci sono ancora persone che pensano che noi siamo fuori dalla realtà e diciamo delle cose strane, è vero, ma non è assolutamente più vero, perché se io vengo chiamato per fare una lezione agli oncologi, io non sono un oncologo. E questi sono rimasti a bocca aperta. Questo cosa fa capire? Fa capire che i nostri colleghi che guarda caso criticano o esprimono delle perplessità, loro vivono nel presente. Noi stiamo interpretando il futuro. Hai capito la differenza sostanziale che esiste? Cioè, noi possiamo fare i medici classici, benissimo. La biochimica è la base essenziale e chi la mette in dubbio? Quindi siamo tutti d'accordo, però noi stiamo ipotizzando qualcosa che avviene già oggi e che i medici classici molto spesso non considerano, ma noi siamo gli interpreti del futuro. Quindi le critiche vengano pure, va bene, abbiamo, come dico sempre io, le spalle grandi, ma chi ce ne frega? Vabbè, sapremo rispondere. D'altra parte, se poveretti loro non hanno le basi, potrebbero chiaramente capire, non capire. A questo punto non è neanche grande colpa loro. Nell'interno dell'università non si trattano argomenti di questo tipo. E allora io mi diverto. Cambio io il paradigma, caro Giorgio, cambio io, perché la lezione che adesso sentirai è un po' diversa dalle solite, anche perché dicevo, Guido ha già parlato di alcune cose della fisica, quindi è inutile che io ripeta. Ma oggi l'importante è inquadrare la persona dal punto di vista globale. Questo è il problema. E dal punto di vista globale cosa vuol dire? E vuol dire che io, al di là di tutte le cose che chiaramente abbiamo imparato in università e applichiamo sul nostro paziente, vuol dire che noi dobbiamo tenere conto di altri elementi. E quali sono? Le energie? Sì, signore. Ma scusa, ma sulle energie? Ma guarda che se vai a Sono studiare, solo un se attimo. vai a studiare nel passato, e i cinesi avevano detto, avevano parlato di meridiani, e gli indiani avevano parlato di chakra, e noi li abbiamo snobbati tutti. Io adesso parlo di flussi di fotoni, ma sei diventato matto, Spaggiari? No, energie, forme diverse. Avevano ragione,
Avevano ragione i cinesi quando dicevano che esistono delle linee di forza, di campo elettromagnetico che guarda caso attraversano il corpo in maniera verticale. E noi dicevamo, ma cosa vuoi che sia quella roba lì? È fantascienza. No, era scienza, l'abbiamo scoperta con un certo tempo di ritardo. E perché gli indiani, che ad un certo momento hanno tirato fuori dei livelli di energia che sono invece orizzontali, chakra, cosa dobbiamo dire? Avevano ragione. E noi che adesso parliamo di campi elettromagnetici nell'interno dell'organismo umano, sì, abbiamo ragione. Perché? Ma perché tutto ciò che avviene nell'interno dell'organismo e Paoli ha tentato di dimostrarlo, ma io cerco di entrare bene facendo degli esempi così, perché sennò la fisica è una rottura di tasche, non si può parlare di fisica ai medici, perché ti cacciano fuori, forse hanno anche ragione. Allora lo spiegheremo in maniera diversa, facendo degli esempi, no? Allora, il corpo umano, cari amici, colleghi medici, non è solo fatto di organi, tessuti, cellule, ma anche da submolecole. Le submolecole sono fatte di atomi, sono fatte di protoni, sono fatte di elettroni, sono fatte di neuroni, sono fatte di quark, sono fatte di stringhe. Ma allora, nel corpo umano ci sono tutte queste robe qua? No, io generalmente nel corpo umano ho immaginato invece organi, tessuti, cellule, comportamento degli organi. Ma qualcuno l'ha detto che poi se io entro nel dettaglio, vado sotto e devo occuparmi di protoni, di elettroni, di neuroni, di quark, eccetera. Ma quando mai? Ma manco nel corso della fisica, che poi l'abbiamo buttata dietro le spalle, perché chi se ne frega, l'esame del primo anno, dai, cerca di farlo, poi vada come vada, tanto non servirà più a niente. E no, serve. E nella teoria che dicevo sul meridiani, eccetera, qual era la base? Nella tradizione, quella vecchia, quella loro, la tradizione orientale, qual era la base? Era la teoria ondulatoria. Eh già, perché ondulatoria? Ma dai, ondulatoria, guardala. Ma cosa vuoi dire? Allora, che tutto ciò che vive oscilla? Sì, voglio dire questo, cavolo, tutto. Ma perché noi sentiamo i nostri organi che oscillano? Il fegato oscilla, il pancreas oscilla. Delle scemate, dai, su. No, aspetta un momento. Ma il cuore? Il cuore? Toh, mettiti la mano qua. Cavolo, senti che oscilla. Ah, oscilla il cuore. Ah, questo è evidente, lo senti. E gli altri organi? Sì, oscilla. Tutto ciò che vive oscilla. E nell'universo? Nell'universo? Tutto ciò che appartiene all'universo oscilla. Vabbè, ma io non lo sento. Voi non lo sentite, eh? Sì, adesso lo sentite del cuore perché ve l'ho detto io, eh? Metti la mano e senti che oscilla. Bene. Ma arrivo a dimostrare un sacco di belle cose. Ma noi dobbiamo cominciare a cambiare il paradigma, noi medici, perché dobbiamo metterci in testa che la medicina moderna è la medicina applicata alla. Noi non possiamo continuare a visitare nel modo classico. Ma perché non possiamo? Sì, possiamo, ma dobbiamo tener conto di variabili che non sono legate al comportamento degli organi, a solo
il comportamento degli organi, tessuti, delle ma dobbiamo tener conto di qualche altra cosa. Io ho l'impressione che noi sostanzialmente abbiamo, come dire, la medicina che si occupa giustamente, giustamente fino a un certo punto, nella valutazione dei sintomi e della sua soluzione. Abbiamo un dolore? Abbiamo un dolore, daremo un antidolorifico. Abbiamo un'infiammazione? Daremo un antinfiammatorio. Se abbiamo un'allergia, daremo un antistaminico. Se abbiamo delle infezioni batteriche, andiamo su un antibatterico. Se abbiamo un'infezione grave, andremo su un cortisonico. Ma l'uomo è corpo, mente, anima e spirito. E allora, voi capite bene che non possiamo ragionare soltanto come se la medicina fosse, diciamo, gestita da delle leggi che sono dei contrari. No, dobbiamo tener conto del fatto che qui c'è la mente che gioca un ruolo, c'è l'anima che gioca un ruolo, c'è lo spirito che gioca un ruolo. A questo punto, la patologia, lo richiamava anche il relatore precedente, la patologia, ormai siamo tutti d'accordo, che nasce da disarmonie. E allora mi sono chiesto, qual è il tipo di disarmonia? Disarmonia che può essere, ad esempio, tra la mente e il corpo. La patologia nasce dal più profondo. Allora, ma quale medico va a vedere o va a considerare o va a valutare la dimensione spirituale della vita? Quando mai? Ma la disarmonia da dove arriva? E parliamo di epigenetica. Non è il tema di oggi, epigenetica. Ma l'epigenetica considera tutto, considera l'interazione che esiste col cibo che io utilizzo per l'alimentazione, con l'acqua, con le frequenze, che possono essere frequenze in positivo, ma noi parliamo delle frequenze patologiche, quelle negative, nell'introduzione il giorno terziario l'ha fatto, il 5G, il wifi, i telefonini. E caspita, ma cosa c'entra? Uno potrebbe cosa c'entra tutto questo? Come cosa c'entra? Ma per gli aspetti sociali, l'ambiente, il fatto che a questo punto ho contrapposizione, non sono soddisfatto di dove mi inserisco a livello sociale. E questo ha delle interferenze, gioca un ruolo. Ma perché gioca questo ruolo? Ma dai, ma sei un fantasioso. Ma qui ognuno può essere libero di dire tutte le porcate che ha in testa. Ma no, no. Ma perché no? Perché il DNA, l'avete capito? L'ha detto, ma io lo enfatizzo, il DNA è un oscillatore. Ma perché? Paoli non vi ha parlato dei circuiti risonanti, poi finalmente è arrivata l'acqua. Vale. Mancava la base di tutto questo, l'acqua. Ma dentro il DNA, l'avete sentito attraverso le mie lezioni, il DNA è una doppia elica. È una doppia elica, è così, guardala. Ce l'ho in mezzo alle mie mani, eccole qua. E tra un'elica e l'altra, ci sono delle proteine.
E guarda caso, quello, non fatemi fare una lezione di fisica perché vi romperei le tasche. Il DNA è un oscillatore. Esattamente l'oscillatore che voi avete nella vostra radio, quando cambiate la sintonia, ricevete una frequenza. E se girate la sintonia ne ricevete un'altra. E se girate ancora ne ricevete un'altra. Ma perché? Se io vado dall'altra parte c'è una televisione. E cosa fa la televisione? C'avete il telecomando. Schiacci l'uno, ti salta fuori l'uno. Se schiacci il 2 ti salta fuori il 2, 4, 5. Ah, ma allora vuol dire che noi siamo circondati da onde, eh? E noi le riceviamo quelle onde. Fa sentire. Riesco a sentire la radio. Qui ho le onde della radio. Di là ho le onde della televisione. Ma qui c'ho pronto il mio telefono, guardalo. Ho messo silenzioso. Ma continua a squillare questo telefono. E cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle onde che sono legate al telefono e il mio telefono squilla perché quell'onda che ricevete tutti voi, tutti la ricevete, ma squilla solo il mio, perché solo il mio ha dentro il codice di risonanza sull'onda incidente. Ecco, allora noi siamo circuiti risonanti. Esattamente come un circuito che si chiama DNA e che guarda caso un circuito risonante. Adesso lo chiamo in maniera diversa. Se io stendo questa elica qua del mio circuito risonante, salta fuori un'antenna. Ah, cavolo! Ma non è il discorso che faceva Paoli, che a questo punto noi siamo sì un sistema complesso, poi avvengono le reazioni, tutte le reazioni biochimiche, che sono un mare di reazioni, che avvengono in continuazione istante per istante. E chi le regola? E chi le regola? E cavolo, non è il sistema elettromagnetico generato. Ah, ma allora forse è vero che noi rappresentiamo, viaggiamo sul futuro. Noi viviamo oggi, ma con delle idee che sono già nel futuro. Non c'è nel presente, ma interpretiamo già il futuro. Perché tutto quello che avviene nell'organismo umano, sì, è vero, è vero, è vero, sono reazioni biochimiche, per carità, chi le mette in dubbio? Ma chi pilota? Chi in effetti organizza? Perché le reazioni biochimiche sono una specie di puzzle in cui tutte queste molecole si devono incastrare al momento giusto, al tempo giusto per fare la reazione giusta. Perché se non si incastra in maniera giusta, si incastra un'altra. Lì nasce la patologia, cari amici. Via. E a questo punto, tu medico devi affrontare il tuo paziente con la patologia. E cosa facciamo noi? Noi facciamo da buoni medici clinici, che hanno studiato molto bene, sanno la patologia, la clinica, che cosa facciamo? E sappiamo la farmacologia. E tentiamo che se la reazione era così, guarda, è diventata così, cosa dobbiamo fare? Tentare di dare un farmaco, eccolo, che a questo punto mi faccia ritornare la reazione così. Questo è il principio. Questo è il principio della medicina classica, quella che abbiamo studiato, quello che ci hanno insegnato. Per carità, giusta, eh? Era così, giusto, è diventata così, la riporto così, ottimo. Se avete seguito il discorso che vi ho fatto io, è che io potrei avere un altro. Perché se la reazione da così è diventata così, vuol dire che c'è stato un campo di disturbo che me l'ha portata così.
E allora io cosa tenterò di fare? Tenterò di fare che vario con un campo elettromagnetico, riporto, cancello l'onda di disturbo e me la riporto così. Ah, caspita, questo è diverso. Certo. È diverso. Perché? Perché noi siamo un flusso continuo di comunicazioni elettromagnetiche che partono dalla testa, vanno in giù, tornano in su. È un continuo flusso di cosa? Di campi. E io li chiamo elettromagnetici. Ma scusa, il cromosoma che è dentro? Cromosoma. Qual è l'analisi? Cromosoma. E cromo vuol dire luce. Soma vuol dire corpo. Ripeti un po'. Luce, corpo. Ma vuol dire che allora noi siamo un corpo di luce? Ah sì, certo, l'analisi logica ve l'ho fatta. Un corpo di luce. E la luce cos'è? Se non un'onda elettromagnetica. Ma perché voi vedete la luce? Ma perché? No, guarda, emetto luce? No, non lo vedo. Perché non la vedi? Me l'hai detto tu che emetto luce. Sì, ma una luce non è il campo certo visibile. Ma Pop ci ha dimostrato, Pop fisico, ha dimostrato che se prendiamo un insieme di cellule e le mettiamo nel suo brodo di cottura e a questo punto mettiamo un fotomoltiplicatore. Che cos'è un fotomoltiplicatore? Lo dice la parola. È un moltiplicatore di fotoni. E se io glielo metto vicino e vado a vedere se c'è uno strumento in grado di captare, grazie al fotomoltiplicatore, i fotoni. Certo, vedo che le cellule mettono fotoni, ma allora era giusto. I cromosomi sono generatori di luce. Siamo luce. Ma no, siamo luce. È brutto questo concetto. Siamo onde elettromagnetiche. Ma allora vedete che questa è una visione diversa rispetto a quella che abbiamo studiato. Ci deve essere per forza un cambio di paradigma, per forza, perché noi continuiamo a ragionare attraverso quello che la medicina classica ci dice. E che è sacrosanto, badate, non metto in dubbio niente io di quello che ho studiato. Ma c'è l'altro aspetto. Che non è una cosa diversa, guardate bene, non è una cosa diversa. Quindi quando i colleghi magari esprimono delle critiche, forse sono anche comprensibili, perché loro non hanno le idee di quello che io vi sto tentando di raccontare, ma dimostrandolo, non ve lo racconto come se fosse una favola. Adesso mi metto a scrivere le favole. Anzi, adesso vi dirò che tra poco, penso, appena riusciremo a battere la macchina, io ho sviluppato, senza utilizzare le formule, senza utilizzare le equazioni differenziali complesse, la fisica ti dà anche questo, la dimostrazione. No, io non vi farò la dimostrazione. Non vi romperò le tasche con gli sviluppi matematici, fisico, no. Ma farò davvero un racconto. Le bellissime lezioni di Carlo. Bene, le sto rivalutando, le sto modificando, le sto mettendo in un modo che tutti possano capire. Che arriviamo a dire che cosa succede nel sistema S-Drive? Che cosa succede? E poi noi diciamo, ma guarda, succede che lì dentro c'è una bobina
E tu dopo metterai un cappello, ma poi entrerò bene nel dettaglio. E cosa fa il cappello dentro quella roba lì? Quella roba lì è un circuito risonante. Ma è molto più complesso del circuito risonante. Ma se io entro nel dettaglio, vi faccio vedere la complessità di quel circuito risonante lì, io penso che tutti voi saltiate, perché è troppo tecnico, è troppo scientifico. Ti faccio vedere che vengono fuori delle cose strane. E allora mi limiterò tranquillamente a farvi vedere che ci sono delle onde meravigliose che sono dovute a una logica, e dentro quella logica succederanno le cose che adesso, in conclusione, quando arriverò alla conclusione, io vi dimostro. Ma ragazzi, cari colleghi, è vero che nel vivente c'è un sistema di flusso, ma di flusso viene influenzato, dicevo, dall'ambiente esterno, certo, e viene metabolizzato. E viene metabolizzato, ma che cosa metabolizzi? Molto spesso metabolizzi tossine, alimenti sbagliati, i conservanti. C'è una grande interferenza con il nostro essere vivente e l'ambiente che ci circonda. Ma perché? Non c'è anche interazione con i pensieri? Non c'è anche interazione con problemi che sono legati, non so, a sensazioni, che sono paure, che sono onde che sono negative, la paura, l'invidia, le contrapposizioni, certo, l'insoddisfazione, la paura, il terrore. Siamo in un momento di terrore, siamo in un momento di paura. Leggete i giornali, accendete le televisioni. Non si parla altro di il problema ambientale creato, ad arte o no, non mi permetto di giudicarlo, non entro nel particolare, ma a questo punto siamo in una società terrorizzata, confinata, non libera. Non libera neanche di parlare. Non possiamo fare i convegni. Io vorrei vedervi in faccia. Le mie lezioni sono lezioni frontali. E perché tu pensi che sia meglio la lezione frontale rispetto a questo strumento incredibile in cui io non vi vedo? So che siete al di là, ma non vi vedo. Non vi sento, non vi valuto. Ma io sono un generatore di frequenza. Voi siete dei generatori di frequenza. Voi siete dei generatori di campo elettromagnetico. E perché dici questo? Perché non lo faccio come esempio su altri organi, ma su uno senz'altro. Il cuore, il cervello. Perché puoi dire questo? Perché se io metto degli elettrodi qua, vedo che salta fuori una forma d'onda. Sì, un pennino che scorre, che segna, fa dei geroglifici su una carta che scorre. E quella lì è una corrente, amici. Quella si chiama corrente cardiaca.
E la corrente cardiaca, ve lo dico come legge fondamentale della fisica vecchia, non la fisica quantistica, genera campo elettromagnetico. Cosa? Genera campo elettromagnetico. Allora, se io vi avessi di fronte, io genero campo elettromagnetico e voi per risonanza potete ricevere quello che e voi come mi rispondete? Mi rispondete con una reazione che il vostro cuore ha e che io ricevo. Siamo circuiti risonanti. Siamo circuiti risonanti. È un concetto diverso rispetto alla biochimica. Molto diverso. E a questo punto lo ricevo. E allora? E allora io sono in qualche modo influenzato. E se strappassi quattro capelli e li mettessi dentro l'S drive, che succede? E succede che io sarò in qualche modo influenzato dal vostro ambiente che genera delle sensazioni dentro di me. Ah, cavolo, un cambio di paradigma questo, ovvio. Ma se li metto sul cervello, due elettrodi, anzi ne metto molti di più, beh, chi se ne frega, ne metto solo due, e nasce un'onda. Quella cerebrale è molto diversa rispetto all'onda del cuore. Molto diversa. È meglio di radio. Allora, amici, amici, vi faccio una domanda. Ma il cuore emette? Il cervello emette? Ma vi domandate se il pancreas emette? Vi domandate se il fegato emette? Vi domandate se il rene emette? Vi domandate se tutto il resto emette? Ah, certo, me l'hai dimostrato su cuore. Ma te lo dimostro su tutto. Perché tutti gli organi oscillano. E quindi, se oscillano, hanno un'espressione di un campo. Sono espressione di un campo. Ah, sono quasi senza parole. Sono quasi senza parole. Perché? Perché mi si stravolge la vita. È una cosa molto diversa rispetto a quella che io sono abituato a vedere, a interpretare. Certo, molto diversa. Beh, io penso che posso dire che forse ci sono pochi parametri, ma sono fondamentali per la salute. È l'alimentazione, l'acqua, la presenza di frequenze, quelle positive, quelle negative. Il lavoro, la soddisfazione sul lavoro, l'insoddisfazione. E lo diceva Paoli nella sua conclusione. Ma la visione della vita quale può essere? Se non cercare di avere e di vivere in una condizione di armonia. Vivere in armonia. Il vero significato della nostra vita dovrebbe essere quella lì. Giorgio diceva consapevolezza. È basata su cosa? È basata su, secondo me, su una considerazione. Qui ed ora. E soprattutto non aver paura del futuro, cosa che spesso in questa condizione tutti noi abbiamo paura del futuro.
importante interagire con noi stessi, con i nostri simboli, interazione con l'ambiente giusta, direi apprezzare ciascuno di noi la propria nostra vita. E allora arriviamo un attimo a dire cos'è l'essere bravi. Secondo me è una grande invenzione. Ma attenzione, lo sottolineo subito, subito lo devo sottolineare. Abbiamo detto che è un circuito oscillante. Abbiamo detto che quel circuito oscillante, se io metto dentro un tracciante biologico meraviglioso che è il capello, lo metto lì al centro. È un circuito oscillante che è un circuito. È successo qualcosa? No, no, noi ti sentiamo bene, ti vediamo. E mi vedete? Ecco, sì, io sì. Non mi vedo più. Va bene. Allora, stavo dicendo, è un circuito oscillante e il cappello trasferisce le informazioni. Il cappello è il tracciante, direi, più completo che noi possiamo avere. Certo, attenzione, quel cappello lì rappresenterà uno spettro. Cosa vuol dire uno spettro? Quello che ho tentato di dirvi, l'insieme delle informazioni che formano uno spettro elettromagnetico. Come è fatto uno spettro elettromagnetico? Guardate, ve lo faccio vedere col mio dito, guarda. Una roba in cui sull'asse X, che è l'asse orizzontale, metto le frequenze e sull'asse verticale metto le ampiezze. Guarda un po' il mio dito cosa fa, me lo invento adesso, lo faccio oscillare facendo dei picchi. Ma questo si chiama, se il dito continua a oscillare in questo modo, formando un grafico che io chiamo spettro di frequenza, perché ho messo l'asse X, ho messo le frequenze, quello si chiama spettro analogico. L'analogico non può essere memorizzato dal vostro sistema informatico, dal vostro computer, non lo può. Allora io cosa faccio? Trasformo, vedete, questo andamento continuo in successione di punti. Guardate che ve li segno. Eccoli qua. Ecco, faccio una successione di punti. La successione di punti ti dà che cosa? Ti dà... trasforma la curva continua, che si chiama analogica, in digitale. E allora il digitale viene memorizzato facilmente dal sistema computer. E a questo punto via internet lo posso fare. E io continuo a dire anche dall'altra parte del mondo. No, in questo caso te lo mando in Germania. Dove in Germania che cosa faranno? E riceveranno il mio spettro, lo spettro emesso dal mio capello. E a questo punto cosa farà? Ci sarà forse una di traduzione, ma no, ci sarà un confronto con un sacco di spettri che sono stati calcolati. E a questo punto, tempo rapidissimo, mi arriverà una serie di pagine ricche di dettaglio. E a questo punto cosa pensi che succede? Ti fa una diagnosi? Oh, ci tengo a precisarlo. No, no. Ma tu, medico, potrai avere la possibilità di essere arricchito da una serie di informazioni, come giusto quando tu vedi, valuti degli esami del sangue, quando tu valuti un'ecografia, quando tu valuti un attacco, una risonanza, non è che fai la diagnosi. Sei tu medico che hai la possibilità di correlare
tanti esami che a questo punto ti possono mettere per il tuo paziente, per il nostro paziente, le condizioni di esprimere al meglio la situazione patologica di quella persona. È chiaro, e l'abbiamo ribadito, e continuiamo a ribadirlo, che è la fotografia di quel momento. E io potrò, sulla base della valutazione complessiva che faccio, dire bene, allora manca questo elemento, ti do questo. Ci sono problemi sul campo elettromagnetico, attenzione, dovrai evitare di utilizzare il telefono, non tenere il telefono in carica nella stanza da letto, cerca di capire che tu nella tua casa, dove vivi molto, molte delle ore della tua vita, devi stare attento, ci sono anche inquinamenti dovuti a bassa frequenza, i 50 Hz della vostra casa, quindi attenzione, dove dormite, soprattutto dove dormite, che passate il 50% del vostro tempo, attenzione, ci sono le bajur, ci sono la televisione, ci sono la radio sveglia, no, no, via tutto, perché? E c'è un inquinamento elettromagnetico grande che io posso vedere attraverso l'analisi dell'SDRA. Quindi è in quel momento lì, e io cosa dovrò fare? Dovrò da medico, faccio il medico, non posso dimenticarlo, faccio il medico e ti darò delle indicazioni, ti dirò dei suggerimenti, ti dirò anche forse l'uso dei farmaci, certo, perché no? Oppure l'uso di frequenze correttive, perché no? E tutto questo è però del medico, non è fatto in automatico, non è uno strumento di diagnosi, è uno strumento meraviglioso di supporto alla diagnosi e non della diagnosi. Io devo dire che nel nostro centro di Milano noi stiamo facendo una bella sperimentazione, anzi non sperimentazione troppo impegnativa, una bella osservazione. Noi trattiamo patologie impegnative, sclerosi multiple, Parkinson, purtroppo fibromialgia, purtroppo SLA, ahimè. Bene, e che cosa vogliamo fare? Cosa stiamo facendo? Non cosa vogliamo fare, cosa stiamo facendo? E stiamo facendo una valutazione osservando tutto ciò che ci viene fornito dai sistemi di biorisonanza, dall'S-Drive. E questo è molto importante, perché lo stiamo facendo con persone autorevoli, non perché lo vedo anch'io, ma perché ci sono professori universitari dell'Università di Milano. E a questo punto sarà una soddisfazione poter dare tra qualche mese il risultato, perché voi sapete che noi fotografiamo, ho detto, la situazione in quel momento lì. E poi diciamo che dopo 90 giorni, avendo fatto tutto quello che noi riteniamo di dover fare, anche grazie all'S-Drive, tra 90 giorni lo rivaluteremo le stesse persone e ne trarremo le conclusioni. L'esperienza internazionale, non solo l'esperienza nazionale che molti di voi già fanno, l'esperienza internazionale ci dice che questo è uno strumento veramente eccezionale e si basa, badate bene, si basa sui principi che io nel mio ragionamento ho tentato di mandare nella vostra testa. Quindi non è fantascienza, è veramente scienza. E questa è la cosa che io continuo a dire, cari amici. Le critiche non ci fanno paura.
c'è stato qualche persona, poi si dice autorevole lui, ma non è autorevole per niente. Anzi, siccome sono al plurale, sono almeno due. Non sono nessuno dei due autorevoli. E dicono, va bene, ma insomma, si parla di questa roba, si parla di medicina quantistica, ma cos'è sta roba? Va bene, mettiamo una pietra sopra e diciamo che l'ignoranza non ha limiti. Comunque io voglio concludere. Cerchiamo di vivere. Giorgio, se fossi un imitatore di Giorgio Terziani, direi viviamo nell'amore. Perché viviamo nell'amore? Perché quando vedrete che cosa sto scrivendo, traducendo bene i concetti che il mio amico Carlos ha espresso, è sulla consapevolezza. Ma su altre cose vi farò vedere qual è il campo generato, il campo generato. E qual è la finale di questo? Per avere armonia nella vita di ciascuno di noi. Qual è? Ecco Giorgio, ti faccio un regalo, proprio l'amore. E noi, partendo dalla fisica quantistica, dalla medicina quantistica, arriveremo a dimostrare che l'amore è la più grande forza della vita. Buona vita! Oggi puoi sperimentare la nuova tecnologia S-Drive che si basa su questi principi. Puoi conoscere in soli 12 minuti quali fattori stanno condizionando la tua salute e il tuo benessere. Chiama lo 0187 17 80 859 oppure scrivi a info@epinutracel.it.